attenzione al binario 1, veicolo in transito. Quando passa il prossimo? Sa, no, non ho fatto in tempo. Bentrovati a tutti, abbiamo iniziato questa puntata con, avete visto uno spot, qualcuno avrà pensato che ha sbagliato canale o che abbiamo sbagliato noi mandare in onda, poi forse alla fine avete capito. È un video, uno spot appunto che si trova sul canale YouTube dove ognuno può caricare tantissime cose. Nel mondo di internet spesso si dice, si trovano anche tante cose brutte, ci sono però anche cose belle, questi nostri amici che gratuitamente per sostenere la campagna che noi da davvero tanti anni cerchiamo di rilanciare, hanno fatto questo spot e abbiamo visto appunto che si potrebbero costruire tanti treni pendolari con un F-35, magari lo mandiamo in onda ancora alla fine di questa puntata e ci aiuta ad essere davvero concreti, a misurarci con le fatiche. Tutti noi qualche volta abbiamo preso il treno, chi è pendolare ancora di più, spesso si è in piedi, ritardi. L'ho verificato anch'io in questi giorni andando a Campobasso, dove ci sarà, lo ricordo, la marcia di Capodanno del 31 dicembre, nella notte del 31, in vista della Giornata Mondiale della Pace, a Campobasso, in Molise, dove è Vescovo Monsignor Bregantini, Pax Christi, la Caritas, la CEI, l'Azione Cattolica, promuovono questa marcia. E è un po' faticoso andare a Campobasso, pur essendo un capoluogo di regione, treni pochi, scomodi, piccoli, gente in piedi, molti ritardi. Ecco, sono piccole situazioni che ci fanno interrogare su invece dove vanno i soldi. Abbiamo tutti davanti agli occhi e ascoltato tante testimonianze di questi giorni dalla Sardegna, i morti, la gente che piangeva, chi ha perso tutto, gli affetti, le persone e anche chi ha perso la casa, il materiale per il lavoro, eccetera. E abbiamo anche un po' dimenticato velocemente la tragedia delle Filippine, diciamo chiodo schiaccia chiodo, una tragedia più vicino a noi ci fa dimenticare velocemente quello che è successo nelle Filippine. Tra l'altro, lo ricordo, siamo vicini all'inizio dell'Avvento che inizierà domenica 1 dicembre, non questa domenica, la prossima, e iniziando proprio il tempo di Avvento, tempo di attesa, di apertura, di accoglienza di un Dio che si fa dono, viene uomo in mezzo a noi, tempo di solidarietà, quel giorno in tutte le messe, in tutte le chiese della Chiesa italiana ci sarà una raccolta straordinaria economica di offerte tramite la Caritas per aiutare la popolazione delle Filippine. Non è che ricordando le Filippine ci dimentichiamo della Sardegna o viceversa, ma forse davvero il Signore ci chiede di aprire il cuore, di essere attenti. Il Vescovo in questi giorni in Sardegna, celebrando il funerale di alcune vittime, diceva: questa tragedia in Sardegna
è anche colpa dell'uomo. Sono i disegni dell'uomo, spesso legati a interessi, a speculazione, a cementificazione, affari che dimenticano altri aspetti e poi ce ne accorgiamo solo quando qualcuno muore. Ecco, allora questo spot ci può aiutare a renderci conto che adesso, in questi giorni, alla fine di novembre, mentre si chiede, personalmente la cosa non mi piace molto, si chiede di mandare un SMS di solidarietà per dare 2 euro alla vittima di un'alluvione, di un terremoto in Sardegna e le Filippine, quanti soldi vanno invece per gli F-35 o per la Cavour? Sappiamo che in questi giorni c'è questo tour promozionale, l'avevamo annunciato, della nostra più grande nave militare, 240 metri di lunghezza, che per 5 mesi girerà le coste dell'Africa, del Medio Oriente, e i giornali dell'Arabia Saudita hanno dato in questi giorni la notizia che la nave Cavour è arrivata sulle loro coste con tutto il carico della fiera, soprattutto di mezzi e strumenti militari. Quindi una bella fiera ambulante con tanti guadagni per qualcuno e con tante spese per altri quando mancano le cose essenziali. Dicevo, forse la cosa dei 2 euro non è il modo migliore per toccare le coscienze, è un modo per lavarsi la coscienza, ci si commuove, 2 euro, siamo a posto, giriamo pagina. Credo, appunto, dicevo, il tempo dell'avvento è un tempo invece che ci invita ad approfondire, ad andare in profondità, a trovare un tempo di silenzio, ad andare a guardare in faccia questo Dio che si fa uomo e riconosciamo presente in mezzo a noi. E proprio per riportarci a questo tema di Dio, sempre da internet, ho ripreso questo video che trovate su YouTube, è un video un po' originale, si può condividere o meno, ma ci aiuta a porci la domanda in un modo anche un po' simpatico, lo vediamo. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Así como el tuyo. Excelente. La familia, el trabajo. Todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. No. Bueno, que tenga buena. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran,
No habría persona con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor. Ecco, qualcuno potrà condividere o meno, era un modo per invitarci a riflettere, ad andare in profondità. Ci avviamo a chiudere, ricordo alcuni appuntamenti, qualcuno l'ho già detto, domenica 1 dicembre inizia l'Avvento e sarà anche la giornata di solidarietà con le offerte destinate alle vittime dell'alluvione, della tragedia delle Filippine dei giorni scorsi. Ricordo anche che questa domenica, il 24 novembre, c'è a Villa Carlotta, Belgirate, il convegno della Caritas diocesana, con la presenza anche del nostro Vescovo. E poi ricordo che il 25 novembre, lunedì, è la giornata contro la violenza sulle donne. È un invito per tutti a riflettere. Allora ci salutiamo qui, magari la settimana prossima mandiamo ancora in onda questo spot sugli F-35. Anche a nome di Don Angelo vi saluto, vi do l'arrivederci la settimana prossima.